Ciao a tutti i cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Beh, prima di iniziare, mi sono tagliato i capelli. Mi sono tagliato i capelli. Eh, ho già messo i post su Instagram. Se non lo fate, ragazzi, seguitemi su Instagram. Chiocciolassurrialpaule. Siamo 1.300.000 follower. Se non mi sbaglio, sì, 1.300.000. Carico delle foto. Non ho la presunzione di dire che sono foto carine. Sono foto. Però, insomma, se vi, da, se vi va di seguirmi, fatelo che mi fa piacere. Comunque, se sì, mi sono tagliati i capelli. Sono corti, non cortissimi, però corti. E nello scorso episodio. Che vi è piaciuto tantissimo tra l'altro, è successa una cosa particolare. Abbiamo trovato due mele d'oro incantate. Abbiamo trovato quattro mele d'oro, ma due di queste quattro mele d'oro erano sono le mele d'oro quelle incantate, quelle belle, quelle che vale la pena cercare. In realtà non cercatele ragazzi, perché è impossibile trovarle. Io ancora non ci credo che ho fatto quell'episodio, cioè vi rendete conto? Cose... Vabbè lasciamo stare, lasciamo stare Detto questo uh, ho portato a cuocere Tutte le robe che ho trovato nello scorso episodio Ferro e oro uh, Ho anche un altro po' di roba ma l'ho messa da parte Nelle altre ceste tipo i gli Smeraldi quelle vanno prese con il piccone Con fortuna che ho invece nella Ender chest qui tra l'altro sta continuando A generare nether brick e altra roba Perché ho messo a cuocere un botto di Nether uh, di Netherrack Che avevo preso sai Scavando il tunnel ero pieno marcio uh, certo moltissimi blocchi sono andati uh, ad spawnare perché erano troppi però molti insomma li utilizziamo anche per fare dei nether brick perché i nether brick sono belli e servono quest'oggi signore e signori io volevo fare una specie di monumento alle mele d'oro esatto un monumento alle mele d'oro perché signore e signori è una cosa più unica che tata io non le userò io non le userò queste mele d'oro sono il mio totem allora non so se avete presente ma Stefano ha fatto una live recentemente, una live su Minecraft ITA, sul suo mondo di Minecraft ITA, in cui praticamente è andato alla magione e ha trovato una quantità indecente di totem. Ma sai cosa vuol dire indecente? Cioè, avevo, cioè gli sono sponate così tanti di quei cosetti che tu li amassi danno i totem, che io ero lì in live il giorno che mi si è rotto di nuovo il computer, tra l'altro, io ero lì e ho detto no vabbè, va, vaffanculo, me ne vado, me ne vado, non è possibile. Io ne ho trovato uno. C'era solo uno, l'ho vista tutta la magione in live. Ci ho messo un'ora e mezza a vederla tutta. E poi ho dato fuoco. E quindi io totem potrò avere solo quello. Oppure dovrei trovarne un altro. Però sapete che casino. Cioè, devo andare... Se quello era cos'era? 15.000 blocchi. Il prossimo sarà 30.000 blocchi. Ci metto 6 anni ad arrivarci. Ma 6 anni davvero. E quindi insomma abbiamo questo piccolo problemino. E visto che io ho solamente un totem e abbiamo già fatto il monumento del totem che tra l'altro è molto bello a questo punto direi facciamo un monumento alle due mele di noce che non le troverò mai più ragazzi sono abbastanza sicuro tra l'altro mi avete risolto l'arcano Perché nel suo episodio c'era un creeper che si comportava in maniera strana e giustamente mi avete detto studi riguardo al video che è una cagata in realtà e in effetti è una cagata nel senso c'era una rotaia e io non l'avevo vista non ci avevo proprio fatto caso e i mob le rotaie non ci possono passare sopra ok? se c'è una rotaia tra me tra, allora, se in questi due blocchi e qua sopra c'è una rotaia, di là c'era non lo so, Satana, non, Satana non mi vedeva in Minecraft, cioè non poteva passarci attraverso. Ecco, il William magari non si fa problemi. Però, insomma, avete capito il senso. Perché sono venuto qui? Ho sbagliato completamente. Devo andare sopra la montagna. Invece, io lì per lì non me ne sono accorto. Ero ancora euforico dall'aver trovato le mele d'oro, eh. Indubbiamente. Però non me ne sono accorto. E ho detto cacchio. È diventato mio amico il creeper. Invece no, è stronzo. Come al solito. Speravo io che fosse mio amico. Invece no. E devo andare da sopra. Quindi devo fare il giro larghissimo. Potevo usare un razzo, però, ragazzi. Oggi in teoria dovrebbe essere uscito un video sul canale di Stefano in cui sono gli ospite e costruiamo la mia casa non vi spoilerò niente, non vi spoilerò niente, però diciamo che mi sono reso conto che Stefano abusa oh ma come cacchio vado, faccio arrivare livello sopra Stefano abusa dei razzi cioè non è che lui li usa gli abuso, non usa 60.000 alla volta non ha senso e quindi ho deciso andiamo un po' a risparmio eh? ci sono tanti metodi per spostarsi in minecraft certo l'elite è la più comoda però con calma, con calma comunque questo è il nostro monumento del totem questo è il totem, è il totem della non morte cioè se io lo tengo nella mia, nel mio inventario rapido, cioè in questa barra o nella offend, off mi sa che basta che sia nell'inventario rapido, uh, non mi ricordo di preciso ma dovrebbe essere nell'inventario rapido, cioè uno di questi nuovi blocchi o la seconda mano, se tu muori ti fa uh, rinascere senza problemi, quindi hai una doppia vita, diciamo così, e l'effetto è particolarmente figo tra l'altro, e ci ho fatto il monumento perché non penso di usarlo mai, cioè... Non mi serve, non mi serve. E poi è un oggetto comunque raro. Visto che io ne ho solamente uno, vero Stephanie? Mm? Vero? Oh, vabbè, lasciamo stare. Visto che in questa situazione ci siamo trovati con un bellissimo trofeo nuovo, due, due golden apple di notch queste qua che sono luminose, vedi la differenza? queste sono proprio luminose, sono belle sono belle e luminose ho deciso di creare un monumento a questa cosa per fare il monumento a queste mele d'oro ho deciso di utilizzare dei blocchi che ancora non abbiamo utilizzato, li ho mostrati in un, in un episodio ma non li ho mai utilizzati, si tratta della terracotta, della glazed terracotta Ora, qui abbiamo diversi blocchi di terracotta. Vedi? Perché ne ho, ne ho preso un po'. c'abbiamo abbiamo anche la Noggrid Concrete non ci serve. Non, non c'entra assolutamente niente con quello che dobbiamo fare. Abbiamo lime glaze terracotta, white glaze terracotta e Orange Glaze, vabbè, non ci interessa. Prendiamo un po' di blocchi, vedo che cosa fare e ci vediamo tra pochissimo. Eccovi qua, ragazzi. Allora, sono andato nel mio mondo in creative e ho provato ad abbozzare un'ipotesi di una stanza. Mi è piaciuta particolarmente, anche perché, come vi dicevo, utilizzava questi blocchi di terracotta. Ehm. Um, in realtà, costruendola, mi sono reso conto che sono un po' pesantucci, eh, da usare costantemente Cioè non potrei farci una costruzione intera, sarebbe un po' strana Va usata per gli interni, nel senso, se io facessi un cubo di questa roba qui e, lasciass e la lasciassi qua È un po' un pugno in un occhio, <ride> non lo so come spiegarlo È troppo... È, è troppo diversa dal resto dei blocchi per essere apprezzata qui e quindi ho pensato, usiamola in un posto caruccio. È una specie di monumento, però, insomma, vogliamo anche che sia di qualche tipo di protezione alle mie mele d'oro che ho qui nell'inventario. E come facciamo a fare, a offrire della protezione? Beh, bisogna prendere un posto che sia nascosto e metterci all'interno una stanza sicura. Qual è il mio posto nascosto? È il tunnel qua dietro, che mi piace molto, 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 molto. Andiamo al passaggio segreto. Mettiamo qua dentro, abbiamo la nostra galleria con i quadri, le luci, tutto quanto. Abbiamo la fossa nera e di qua abbiamo un tunnel. E il tunnel continuo. Da una parte abbiamo la farm di Cacao, dall'altra parte abbiamo eh, vabbè, la farm di Concrete, che è molto figa, e abbiamo anche il bunker della TNT, che è questa roba qua, che è un po' bu, strana. Bene, il mio progetto è di espandere questo tunnel. Perché ora come ora è quasi del tutto completo nel senso non è che ci puoi fare molto altro potrei fare qui la stanza di cui ho bisogno però è un po' fuori tema come mi piace che sia così lo spazio sta finendo aumentiamo il nostro tunnel mi sembra semplice come concetto basterà abbattere il muro che abbiamo piazzato noi tra l'altro con la pietra qua vi ricordo che la terra l'ho piazzata io non c'era prima e abbiamo un tunnel che continua un altro po' Ora qui piano piano bisognerà con il piccone andare a plasmare quello che potrebbe sembrare un tunnel generato da Minecraft, quindi lasciare qualche blocco così a caso oppure scavare un po' tipo nel muro in modo che sembri più realistico possibile. Per il momento diciamo che non ci interessa, possiamo utilizzare questa parete qui per creare la nostra stanza. Come funziona? Ho preso già tutti i blocchi che mi servono. In deve avere tutto. Forse una cosa è il legno che non mi basterà perché non ne ho preso abbastanza. Infatti, non basterà mai nella vita. Vabbè, non andare a prenderne altro. Sento anche delle pecore. Eh. Sono così vicino alla superficie? Mi sembra strano. Comunque, abbattiamo tutta questa pietra. Abbiamo bisogno dell'entrata. Io ho pensato, facciamo con la white glaze una cosa di questo tipo. Allora, se mettiamo il centro qui, mettiamo intanto la terracotta in questo modo e attorno mettiamo queste qua gialle giallo e bianco mi sembra un buon diciamo uh, match perché nel bianco c'è un po di giallo e comunque nel giallo ci sono delle sfumature più chiare che quindi insomma mi piacciono assieme qui attorno invece ci, ci andrebbe del legno perché è un po' diversa dalle altre stanze di questo tunnel ovviamente deve spiccare ragazzi il monumento delle mele quindi tu arrivi e vedi questo pugno, perché comunque è un pugno di un occhio, per quello che dicevo che sono un po' difficili utilizzare questi blocchi di terracotta Qui abbiamo l'ingresso della nostra stanza, che ora andremo a creare eh, Non mi ricordo di preciso quanto lunga l'ho fatta, però se qui ci metto la porta Tra l'altro mettiamoci già l'iron door Sì, ho preso un iron door e ho preso anche dei bottoni, così posso fare boom e boom La possiamo aprire e chiudere, entrare e uscire tranquillamente Comunque, abbiamo un blocco. Allora, uno, due. Allora, qui ho messo la roba dell'acqua. Cacchio, mi sono scordato i secchi, tra l'altro. Dovrebbe, allora, forse, forza al magazzino. Comunque, sì, ho fatto tutto il progetto in creato Quindi, so precisamente dove piazzare ogni singolo blocco. Quindi, ora conterò semplicemente quanto lungo deve essere. Ok, sono tornato nel mondo in creativa perché non mi ricordo quanto deve essere lungo. Sono 3, 6, 7 blocchi. Quindi, quindi questo è extra. Ci metto già del legno perché, tanto qua, ci andrà del legno. Il tutto sarà alto 3. Quindi organizziamoci già in questo modo. E largo. eccola, lo so che devo guardare. Dovevo guardare anche quanto era largo. Mamma mia, sono, sono una frana, ragazzi. Ok, sono andato una volta per poter vedere tutte le dimensioni. In totale la stanza sarà di 3 x 7. L'ho scalata di 4 perché ovviamente qua ci va il contorno in legno. Qui al centro ci sono tre blocchi. Forse mi sono scordato una roba, no, invece li ho portati, i blocchi d'oro. Anche il soffitto ovviamente andrà fatto di legno. Qui nell'angolino piazziamo già le redstone lampade ne serviranno 3 per gli angoli uh, così laterali insomma in fondo alla stanza quindi 1 2 3 1 2 3 e poi pensavo no che ho visto già ho sbagliato perché qua ci andrà il legno quindi è un blocco più in qua quindi sono qui qui e qui perfetto e anche questi li spostiamo un blocco più a sinistra perfetto di fare qualsiasi altra cosa piazziamo i, i muri perché altrimenti non riesco a gestirmi bene gli spazi Uh, facciamo così, lasciamo un buchetto nel mezzo, nei primi, non lo so quanti sono, 5 blocchi, in questo modo. Scriviamo anche un blocco verso il basso, anzi forse più di uno. In questo modo, facciamo la stessa cosa di qua, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e facciamo così e scriviamo un bel po', il più possibile con il piccone. Perfetto. E qui c'è andare dell'acqua. Qua va completato tutto nell'angolino. Ovviamente il legno andrebbe anche dietro, solo che con me non ne ho mai abbastanza, mai nella vita. Ho 27 blocchi. Non ci faccio niente con 27 blocchi. Quando in realtà dovrei farci il soffitto. Già che ci siamo, finiamo la parte fine della stanza. Quindi mettiamo del legno qui e lasciamo due colonne libere ai lati, perché qui è dove andrò a mettere poi le mele d'oro. E ho pensato: per mettere le mele d'oro, ragazzi, servono dei blocchi d'oro. Ed è per questo che ho preso sei blocchi d'oro da piazzare in questo modo un boom, boom 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 qua in mezzo ci andranno gli item frame con in mezzo le golden apple che piazzeremo dopo perché comunque sai, è la parte finale di questa stanza la sto costruendo lo sto costruendo solo per loro praticamente e quindi va bene iniziamo, iniziamo a piazzare anche della terra perché il pavimento non rimarrà di stone voglio cambiarlo anzi mi sono scordato di portare un altro blocco che ci servirà qui attorno ci sarà della pietra eh, della, della terra tutto attorno a anche la fontanelle che vi ho detto che andremo a costruire tra pochissimo sono una piegata queste fontanelle però qualcuno dovrà farle ci mettiamo in mezzo anche ho preso due grass block da parte che quelli devo, che avevo da parte li piazzo qui in modo che si diffonda l'erbetta facciamo stessa cosa anche di qua mettiamo un grass block poi dopo tre blocchi lasciamo due di pietra e due di pietra in diagonale, quindi mettiamo gli ultimi due sempre di terra e gli ultimi due anche di qua sempre di terra. Perché? Perché quando si di, diciamo, spargerà l'erbetta potremmo uh, metterci il bommial. E come sapete io adoro quando c'è dell'acqua Invece vicino all'acqua c'è del bommial o addirittura qualche pezzetto di grano, cioè sono una migliaia di colori davvero spettacolari e a noi ci piace. Qui invece pensavo di metterci della sandstone. Che devo andare assolutamente a prendere tra l'altro. Quindi, ricapitolando, ho bisogno di sandstone uh, secchi d'acqua perché non ho solamente uno con me. E legno. Va buono. crashato Minecraft? E eh, dai, eh! sempre una brutta cosa quando crasha Minecraft all'improvviso, soprattutto quando sei nel tuo magazzino. Non lo so, la butto lì. Tutto a posto. Tutti contenti. E dai. Comunque, sono venuto qui perché forse sarebbe una bella variante utilizzare dei Redstone Slab per fare i miei blocchi. Ok, allora sostituiamo qui intanto tutti gli Slab. Infatti, come pensavo, il rosso ci sta benissimo. Perché abbiamo il giallo. È un arancione, andiamo un rosso, non lo so. Però diciamo che è rosso perché c'è scritto Redstone Slab. Anche se in realtà è arancione. Comunque, dicevo. Ci sta bene perché lo spruce è un legno scuro. Più che scuro, è un legno comunque caldo, no? Qua abbiamo il giallo, abbiamo il marroncino in frame. Ci sta la grande. Prima di piazzare queste cose, però, ora che ci penso, sarebbe il caso di fare una mini fonte d'acqua infinita d'acqua. Fare così: mettere l'acqua lì e mettere l'acqua lì. E fare la stessa cosa anche di qua. In questo modo abbiamo le nostre fontanelle. Piazziamo anche una torcia a caso lì in mezzo. Rioccupiamo questi, mettiamo gli slab e siamo a posto, ora si deve solo espandere tutta l'erbetta quindi ok Manca da fare tutto il soffitto e da piazzare anche le ultime torce di redstone e azionarle soprattutto devono essere Costantemente accese. Ho preso tutto l'Inglespruce che avevo, se servirà ne farò altro ma non penso, dovremmo essere abbastanza a posto ora uh, In teoria eh, pensiamolo tutto e vediamo dopo dove voglio mettere le due extra Oddio, sono caduto nel buco Allora, forse converrebbe metterci uno slab Ok, tipo là in basso Boom, ok E anche di qua E boom E boom Così ho anche finito gli slab alla grande Se abbiamo questi qui piacerebbe averne tipo uno qui Probabilmente E uno qui O sono troppo vicini? Questi sono troppo vicini Allora a questo punto forse uno qui e uno qui. Sto studiando la posizione, ragazzi, delle, delle redstone lamp. Quindi metto una qui, metto una qui. Ora farò una, un po' una cagnata, ehm, facciamo così: usiamo un po' la cobblestone, andiamo qua in alto, scaviamo leggermente e raggiungiamo i posti dove abbiamo le redstone lamp. Quindi ce n'è una di qua e penso un'altra di qua. A questo punto, perfetto. Colleghiamo tutto con della redstone. L'ho portata apposta, boom è dove potenzialmente metteremo qua vicino una levetta ora finché c'è legno quindi finché c'è legno vuol dire di qua vuol dire che di qua ci sono altre redstone lamp scaviamo sotto così posso collegarle tutte perfetto scaviamo anche di qua allora c'è una qua sotto uno qua sotto di qua anche qui redstone e in teoria io potrei fare una cosa di questo tipo ho buttato le leve apposta se Faccio così, dovrebbe accendersi tutto, posso scendere, ricoprire il bughetto e siamo tutti contenti. E con un botto di luce in questa stanza, direi non male. Ok, alla grande. Ora manca di aspettare che finisca tutta il betta di crescere. Intanto, io piazzo le due mele d'oro e schiere. E farò un'altra cosa. Qua dietro, qua sotto, aggiungerò un bordino di legno a tutta la storia, boom, così proprio sopra, perché mi piace molto di più. Mi sarebbe piaciuto metterci anche degli ghislab, ma c'è il bottone, quindi dovrei metterlo poi al lato, un po' brutto. Ora aspetterò che tutta l'erba cresca, farò crescere un po' di bommial e dovremmo esserci. Ok, eccoci, ho preso il bommial, è tutto pronto, devo solamente fare puff, puff, guarda che culo, mi stanno uscendo dei fiori gialli, e pure un fiore rosso, rossello, rossello. E niente, io direi che questa ragazzi può essere la nostra stanza delle mele d'oro. Stavo pensando di scriverci anche qualcosa, magari con un sign, però... E... Boo. Anzi vedo di più, come si deve un sign? A casa ne ho tantissime non ho voglia di tornare Quindi craftiamone tre, mettiamo un sign qua dentro e mettiamo Mele di noce E scriviamo l'episodio in cui l'abbiamo trovato, che dovrebbe essere il numero, ora ve lo dico subito, 743 Episodio 743 BOOM, signore e signori, le mele di noce, mischiate Ragazzi per questo video è tutto, Io vi ringrazio tantissimo per la visione, per lasciare mi piace, se vi è piaciuto vi iscrivetevi al canale, se non lo avete fatto subito su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao, ciao a tutti. A tutti.